Un mondiale splendido, condizionato dal maltempo, pesantemente condizionato dalla pioggia, e adesso nel finale il sole. Rischia di perdere la corsa alla Spagna, attenzione. Sta arrivando Rui Costa e sarà un bello sprint a due, considerando però che Purito Rodriguez ha speso tantissimo per guadagnare questo vantaggio e adesso è stato ripreso. Uno sguardo e forse anche qualche parola di Purito nei confronti di Alberto Rui Costa si voltano, sono troppo indietro Valverde e Nibali, se la giocano loro due, se la gioca uno spagnolo che adesso è in prima posizione Purito Rodriguez e un portoghese Alberto Rui Costa, poco più di 150 metri alla fine del mondiale di Toscana, con Rodriguez che è in prima posizione, dietro potrebbe provare lo sprint per il terzo posto Vincenzo Nibali, ma qua si lotta per la medaglia d'oro, per la maglia iridata, con Alberto Rui Costa che è andato a saltare Purito Rodriguez che prova a rivenire, sprint tra i due, poi sul traguardo di Firenze è Rui Costa. Alberto Rui Costa. La nazionale e Valverde ha fatto un clamoroso errore. E dunque, ancora una volta dobbiamo parlare di una Spagna che probabilmente non ha proprio corso da squadra. L'anno scorso c'erano state le lamentele a fine mondiale di Oscar Freire, oggi probabilmente ci saranno le lamentele di Joachim Rodriguez, perché veramente lo hanno buttato via questo mondiale, senza nulla togliere a Rui Costa, che lo abbiamo detto tante volte durante anche i giorni del Tour de France, è un